Oggi su Teco Films, Ingegno e Wireless fanno una combo micidiale. Benvenuti su Teco Films, il canale che rende il videomaking accessibile a tutti. Lo scorso inverno, io e Dario Orecchia vi abbiamo parlato di Rode Wireless Go, un sistema di radiomicrofoni molto compatti, economici ma funzionali. Da allora li abbiamo utilizzati non stop per ogni video su questo canale e su Teco Studio, tutto linkato qui in descrizione come sempre. La cosa interessante di microfoni wireless e soprattutto di questi Rode è che possono essere utilizzati davvero in tante situazioni diverse tra loro, oltre che con i classici lavalier. Vedremo infatti che rendono bene sia come microfono da giraffa ma anche come microfono da studio per voice over o narrazione anche. Prima di tuffarci nel mondo dei microfoni senza cavi, due parole per ringraziare lo sponsor di oggi, EasyAS. EasyAS è un'azienda di software che produce una svariata gamma di prodotti come strumenti per recuperare dati cancellati, fare backup, partizioni di hard disk ma anche montaggio video con EasyAS Video Editor, il software ideale per chi muove i primi passi nel mondo video. Abbiamo fatto una recensione in questa puntata, la troverete qui in descrizione insieme al link per ottenere lo sconto del 40% all'acquisto di EasyAS Video Editor. Ecco allora, solo per voi, 5 trucchetti e scorciatoie per approfittare al pieno del potenziale di questi microfoni. 1. Dato che sono così piccoli, non sarà un problema montarli un po' ovunque. Infatti la trasmittente, che vanta un ottimo microfono integrato, può tranquillamente essere posizionata e nascosta sul set dove è necessario per catturare l'audio più vicino e pulito possibile. Possiamo anche portare la cosa al livello successivo e con un po' di biadesivo collocare questo microfonino letteralmente ovunque per catturare i suoni nei posti più disparati. 2. Non è solo la compattezza a essere un pregio. Infatti un setup molto comodo, soprattutto per documentari e interviste, ma volendo anche vlog, è avere questi microfoni sempre montati in slitta sulla videocamera, per poi all'occorrenza sfidarli e darli a un eventuale intervistatore, il tutto in modo, come dire, super veloce. 3. Dato che il trasmettitore è praticamente un microfono indipendente che può andare ovunque, perché non improvvisare una mini boom pole o giraffa microfonica? Basterà un adattatore da slitta a filettatura da un quarto di pollice per collocare facilmente il trasmettitore del Wireless Go sulla cima di un'asta e poter catturare da vicino i suoni e i parlati. Certo non sarà come uno shotgun direzionale, ma fidatevi che in molti casi può davvero salvare la situazione. 4. Parlando di boom pole, possiamo usare il Wireless Go praticamente con ogni tipo di microfono e renderlo senza cavi che poi penzolano dalla videocamera. Ad esempio con questo Sony Stereo, dove il trasmettitore è assicurato solo con quel classico tocco di gaff tape, oppure anche con i microfoni che richiedono la Phantom Power, per esempio questo Shotgun TB9900 recensito qui in descrizione è preamplificato dallo Smart Rig a cui si collega proprio il trasmettitore del Wireless Go, così da avere una vera e propria boom pole completamente wireless. 5. Infine, ricordando la regoletta che ogni input corrisponde a un output, possiamo intendere il Wireless Go come un sistema audio senza cavi per infinite applicazioni, per esempio trasformare un paio di cuffie cablate in wireless. In questo caso collegheremo il trasmettitore alla sorgente audio, ad esempio uno smartphone, un PC, uno stereo, e la ricevente alle nostre cuffie. E non finisce qui, per tutti gli amici musicisti potreste provare anche ad usare questi microfoni come sistema wireless per strumenti musicali, come una chitarra elettrica per esempio. Controllate solo se i pick-up siano sufficientemente alimentati, altrimenti dovreste interporre un mini preamplificatore. In conclusione, il motivo per cui apprezzo questi microfoni è la semplicità d'uso, ma soprattutto la versatilità nel tipo di produzioni di cui mi occupo qui e sul canale Teco Studio. Vi straconsiglio di avere sempre con voi un kit wireless come questi Rode o eventualmente anche altri brand. E voi, avete mai usato microfoni wireless e soprattutto in che tipo di situazioni poco convenzionali? Parliamone insieme nella sezione dei commenti o sulla pagina Facebook. Non dimenticate di consultare la descrizione dove troverete maggiori info insieme ai link di tutti i prodotti. E come sempre, questo è Teco Films, io sono Daniele e voi fate bei video.